Grazie per essere stati vicino a noi in questi 5 mesi. Adesso passo la parola a Lucio. Buonasera. Mi chiamo Lucio Siddu, io leggo, però mi emoziono e non riesco a dire più niente. Sono nato in Campidano, Cagliari, 58 anni fa. Sono a Colfrance dal 74, grazie al mio amico Valerio che mi ha coinvolto e mi ha spinto a venire. Mi occupo di turismo, servizi turistici dall'agosto del 75, Golfo di Marinella, e spero e credo anche con profitto. Vorrei occuparmi del territorio di Rudalza e Marinella insieme al mio amico Isidoro. Esperienza politica zero, tanta voglia di imparare, questo sì. E se ho deciso di mettermi in gioco a 50 anni non è sicuramente per intraprendere una carriera politica, penso che sia troppo tardi, ma perché l'ho fatto perché sento dentro una parola, dentro il cuore, sento una parola che campeggia e leggo tutti i giorni nello striscione di Giuseppe Fasolini, nostro candidato sindaco. Amo questo paese. Caro Giuseppe e cari golfarancini, questo paese, anche se non sono nato qui, lo amo anch'io tantissimo, stravedo per questo paese che inizialmente mi ha accolto insieme ai miei amici 35 anni fa e non bastava, mi ha dato anche una famiglia, una casa e anche un lavoro. E se avrò la fortuna, cosa che spero vivamente, di essere eletto, dimostrerò, statene pure certi, vi do la mia parola, grazie anche al rispetto che ho sempre avuto nei vostri confronti, che terrò fede ai miei impegni presi. Allora, per non allungare troppo, vi elenco i miei hobby, che sono volontariato, volontariato e volontariato. Da sempre mi sono occupato di questa magica settore, molte volte incompreso da certe amministrazioni. Inizialmente con l'associazione Monteruio facevo ambulanza e antincendio, poi per un qualche anno sono stato alla Croce Bianca di Olbia, attualmente sono membro della compagnia barracellare di questo comune. Sono un donatore di sangue, quando l'amica Elena mi convince a donarlo. Sono un donatore di midollo osseo e dal 92 faccio parte del direttivo della sezione ARI di Olbia, ossia Associazione Radioamatori Italiani, ossia cosiddetti nipoti di Marconi. Avete capito cosa vorrò fare da grande, tra virgolette? Occuparmi inizialmente del volontariato in generale. Golfaranci vanta una tradizione in questo settore e grazie alle sue circa 20 associazioni, qualche volta queste associazioni non godono del rispetto che meritano e i sacrifici che i componenti molte volte devono sobbarcarsi non sono capiti a sufficienza. Ecco perché ho scelto di occuparmi di questo settore che ne lo sento mio. Come questo gruppo spiega nell'opuscolo del programma nella voce attività sociali, grazie al vostro contributo abbiamo in mente di migliorarlo. Questo vorrei fare personalmente, coordinamento tra associazioni di volontariato e amministrazione comunale. Io direi di chiudere così, ci sono tanti amici che devono parlare. Ultima cosa, chiedendomi di votarmi il 6-7 giugno mi darete la possibilità di iniziare a pagare i miei debiti nei vostri confronti. È un ringraziamento particolare lo darei al candidato sindaco Giuseppe Fasolino e a tutto il gruppo, credetemi, è un gruppo fantastico che mi ha coinvolto in questa meravigliosa avventura. Buonasera e grazie di avermi ascoltato. Buonasera a tutti, Gianni Pronto, per chi mi conosce, Gianni Pronto. Allora, ormai sono, diciamo, 7 anni che sono in amministrazione qui a Golfaranci
Sono felice di aver fatto questa esperienza. Vabbè, non c'è bisogno della telecamera. Volevo dire solo questo, che io sono fiero di essere col Farancino come lo siete fieri voi. A proposito, come dice Masciumeu, delle calunnie, cose, non diamo peso a niente. Anzi, questa volta secondo me voi avete l'occasione di aver pesato tutti, perché noi, altre persone, ognuno di noi è entrato nella vostra casa e lì vi siete resi conto di quello che abbiamo detto, quello che abbiamo proposto, come ci avete accolto e cosa siamo venuti a dirvi. Lì avete capito chi siamo noi, chi sono gli altri, che comunque sono col Farancini come noi, però io dove sono andato mi hanno offerto un caffè e ho detto cosa volevo fare, chi ero e l'entusiasmo che potevo metterci. Vai! Per quanto riguarda i programmi, noi, perlomeno io, Mario Mulas e altri, dicono che siamo qua da un po' di tempo. Noi un po' di esperienza politica pensiamo di averla fatta, però quello che abbiamo imparato penso che adesso noi saremo in grado di darlo. Molti dicono non abbiamo fatto niente, non avete fatto. Noi abbiamo fatto, forse i risultati ancora non si vedono. Qualcuno dice Capo Figari, qualcuno dice Lungomare. Io faccio solo due esempi veloci perché non voglio togliere spazio a nessuno. Qui davanti si è parlato di questo Lungomare. Lo vogliono abbellire, lo vogliono fare. Noi abbiamo già pronto il nulla osta, potete guardare in comune, per l'abbellimento di questo lungomare abbiamo già l'autorizzazione. Grazie a un intervento di Mario Mulas verrà fatto gratuitamente. Lo faremo in pochi giorni, appena eletti, senza problemi. Quello che abbiamo detto l'abbiamo fatto. Il trenino l'hanno criticato, l'abbiamo fatto. Capo Figari, tutti ne hanno parlato, l'abbiamo reso usufruibile, abbiamo comprato dei telescopi, dei binocoli, abbiamo cercato di fare quello che la gente ci ha chiesto. Il tempo sono quelli che sono. Sono convinto che questo gruppo, per le potenzialità e le capacità, sarà bravo a accelerare i tempi. Un altro discorso breve lo vorrei fare sul porto, giusto che lavoro lì. Noi abbiamo un porto che a Golfaranci ha bisogno di svilupparsi. Svilupparsi non vuol dire che deve diventare enorme, vuol dire dare i giusti servizi e l'opportunità di lavorare a tutti. E sono convinto che noi possiamo farlo anche nell'immediato, con brevi interventi che riusciranno ad accogliere sia navi crociere che altro, ma senza prendere in giro nessuno, col tempo e con un po' di impegno. E sono convinto anche di un'altra cosa, che magari qualcuno si nasconde dietro un dito. Secondo me il far venire le altre navi, comunque il flusso turistico, a noi ci interessa non il marchio, ma ci interessa che venga la gente a Golfaranci, può essere utile anche per quanto riguarda le ferrovie. Io parlo di ferrovie in quanto la linea ferroviaria dei treni, perché io sono convinto che se arriva gente potremo chiedere di nuovo di riattivare il treno. Cioè il treno non ne abbiamo bisogno per andare a Olbia, perché non tutti abbiamo la macchina. Se verrà gente, la linea intesa, per come intendo io, il treno può essere ancora utile a tutti. Un'altra cosa che mi preme, e chiudo qui, poco tempo fa, prima di andare via, tutti ne hanno parlato, io, perché nessuno ha bisogno che si fa pubblicità, ho chiesto che venga tolto il palo che c'è nel casermone di Capo Figari. Ho mandato una lettera in regione dove qualcuno mi ha risposto tipo le belle arti non è competenza mia. Approfitto di una cosa, qui fra voi ci sono dei candidati che noi come Golfarancini abbiamo appoggiato e adesso ricoprono un ruolo, non so se importante o più importante per nella regione. Io chiedo a loro, come noi abbiamo messo l'impegno e ci siamo dati da fare per metterli in quel posto, loro allo stesso modo devono ricambiare questo paese, ma qualunque sia la lista che vinca, perché io sono convinto che noi abbiamo vogliamo il bene del paese, che vinciamo o che perdiamo, e quindi chiediamo il rispetto a tutti, quindi chi può aiutare il paese lo aiuti, che sia di una parte o che sia dall'altra. Non mi dilungo perché anche fa buio, vi ringrazio ancora e dateci una mano. Chi è sotto chi tocca, vai Gavino. Buonasera a tutti, io sono Gavino Forroia. Lo so che state aspettando di vedere come me la capo, per la verità sono curioso di vederlo anche io. Alle troppe parole preferisco i fatti, però qualcosa te la voglio dire lo stesso. Perché mi sono candidato e perché mi sono candidato proprio in questa lista?
Mi sono candidato perché penso che ogni cittadino debba sentire il dovere.